Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, porcaccia porcaccia, avete visto questa mattina il video delle 8 ragazzi dove vi ho mostrato dei leaks incredibili e la mappa che ho sistemato io dove era stata vista la sabbia. Ragazzi, nel video di oggi vedremo delle cose che ci sono già nella mappa, vedremo l'immagine originale da dove io avevo preso spunto perché quella che mi avevano mandato era sgranata, ma ringrazio Fabius V per avermi mandato delle immagini che dopo vedrete e il nostro amico Samuele Muccio che mi ha mandato altri leak veramente, veramente incredibili. La prima cosa, ragazzi, ve la faccio vedere. Oh no, guardate nel cielo, raga. Guardate, non lo si vede ancora. Non lo si vede bene perché c'è troppa luce. Vi farò vedere fra poco, ragazzi, cosa c'è nel cielo. Ma prima si è aperto un nuovo portale a Putrido Pantano, ragazzi. Incredibile, ma vero. Lo andiamo a vedere insieme. È su quella montagna qua davanti, ragazzi. Nuovo portale a Putrido. Come avevamo già anticipato, ragazzi, Putrido è fonte di una nuova modifica come lo è stato già per la season 4, ragazzi. Non è qua. Dove caspio è che non me lo ricordo? Non me lo ricordo. Un momento. Perché si sente. Aspetta, era qua, era qua. È qua, è qua. Senti, senti. Si è aperto un portale a Putrido, raga. Tra pochissimo appariranno nuove cose a Putrido. Se però non prendo la legna, non lo riesco a far vedere, ragazzi. Adesso vedrete che roba, vedrete che roba. E poi alzeremo gli occhi al cielo e andremo a vedere un'altra figata che è apparsa nei cieli da quest'oggi, ragazzi. Il nuovo portale Simic. Grazie. Guardate, guardate che storia. Prot, prot, nuovo portale con pianta che prima non c'era, raga, a Putrido Pantano. Incredibile, incredibile, si preannuncia. Grazie Simic. Sono sempre in live io quando registro. Si preannuncia un nuovo oggetto probabilmente nella nottata tra oggi e domani. Ma ragazzi, se alziamo gli occhi al cielo e guardiamo la crepa, guardatela in fondo. Voi non lo vedete bene, ma ci proviamo ad avvicinare e intanto cerchiamo di recuperare qualche arma. Là davanti, raga, esattamente nella coordinata 331, si è aperto un bus. Raga, si è aperto un buco. Devo trovare un fucile da 5. Oh, che culo! E trovo il bolt action. Ragazzi, guardate, 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 c'è un buco nella cupola, raga. C'è un grandissimo, enormissimo, gigantissimo buco. Voglio prendere un po' di legna per cercare di creare una scala e vederla un pochettino meglio, ma ragazzi, se andate anche voi nella vostra partita di Fortnite, troverete quel buco veramente incredibile. Proviamo ad avvicinarci con una scala in modo da vederlo. Guarda, guarda come si vede bene qua. È un buco enorme. Si sta spaccando tutto, raga. Si sta spaccando tutto, ragazzi. Incredibile. Incredibile, abbiamo visto ragazzi come è apparsa di prepotenza l'altro ieri l'ancora, abbiamo visto i leak del deserto ragazzi, sebbene non abbiamo ancora trovato nessun'immagine o relativa agli antichi egizi, mentre invece abbiamo scoperto di già che le scuole, gli antichi greci e i romani invece saranno sicuramente presenti nelle ere che arriveranno con la season 5. Abbiamo ragazzi anche delle immagini relative alle skin, quella che avete visto in copertina, ma non sappiamo ancora se siano leak o se siano fondate, per questo le teniamo solo per la copertina e poi andremo a vederle insieme. Ancora un pochettino di legna, ragazzi. Tento di fare la mega scala, mi ci voglio avvicinare troppo e poi vi faccio vedere degli oggetti che sono veramente scuncrala, che non so bene cosa voglia dire. Guarda come lo si vede bene. La facciamo da qua. Guarda, guarda che buco, guarda come si vede meravigliosamente bene. Ci stiamo avvicinando di prepotenza, raga, abbiamo quasi finito già i materiali. No, ma perché?
perché? Ma perché? Ma uno deve registrare dei video e gli sparano, ma sono veramente delle persone. Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, vabbè, va bene, va bene, va bene. Stavo cercando, l'avete visto? Il buco comunque l'avete visto, ragazzi. Torniamo e andiamo a vedere. E andiamo a vedere, ragazzi, invece le immagini incredibili che sono state recuperate dai miei super surgulanti data miner, ragazzi. Attenzione, attenzione, siete pronti? 3, 2, 1. A scatafaia, ragazzi! La vedete in piccolo? La ingrandiamo. La ingrandiamo. Questa, raga, è l'immagine originale del glitch che è stato trovato su Fortnite. Un utente, guardate, ha pescato praticamente, come vi avevo, io vi avevo colorato solo questa parte, un utente buttandosi dal paracadute ha visto questa immagine dove si vede palesemente sabbia, sabbia e ancora sabbia che prende da Corso Commercio fino quasi ad arrivare al boschetto sopra la mia testa, ragazzi. Ma non è finito, ma non è finito, andiamo a vedere altre immagini relative alla season 5. Oramai stiamo portando tantissimi leak, vedo che vi piacciono veramente un sacco, state pronti? Sankatiri, ragazzi, guardala qua, questa, ragazzi, è un'immagine relativa al pattern della sabbia, ragazzi, che figata. Questa sarà la nuova sabbia che vedremo su Fortnite nella season 5. Ci saranno quindi dune, cammelli, oasi, deserto in generale, e questa è l'immagine che ce lo conferma, così come questa, che è sempre un'immagine presa da un'altra angolazione con uno spaccato, come vedete qui, ragazzi. Vedete, questa è la profondità dell'immagine, ragazzi, si vede chiaramente che è un po' particolare per quello che riguarda in realtà il suolo, ragazzi. Io non mi azzardo a dire che sia un suolo relativo a un pianeta, perché sapete che c'erano dei file che abbiamo trovato un bel po' di settimane fa dove si vedeva la navicella che andava su Marte, però, ragazzi, ancora non ci esponiamo. Noi facciamo che questa, ragazzi, sia sabbia. Per il momento non sappiamo altro. E andiamo avanti, e si vede benissimo, ragazzi, qua si può capire che è appunto un deserto, perché questa è una macchina completamente distrutta trovata sempre nei file sorgenti della season 5. La vedete benissimo, ragazzi, è una macchina insabbiata prepotentemente, si può vedere, è meraviglioso, ovviamente un oggetto di decoro, quindi si parlerà di un'epoca dei giorni nostri, comunque del 1900 in su, il che ci fa presagire che non può essere il Selvaggio West, perché non c'erano le macchine, non possono essere gli Egizi, perché non c'erano le macchine. Cosa sarà? Boh, chi lo sa. Andiamo avanti, ragazzi, con un'altra immagine incredibile recuperata, raga, guardate, inquietante e incredibile allo stesso tempo, ragazzi. Una specie di cripta che potrebbe essere inserita nel nuovo luogo che andrà a sostituire, almeno così si era detto settimana scorsa, Montagnole Maledette, con tanto di scheletro e corona, ragazzi. Potrebbe tranquillamente essere in realtà o una tomba nel Medioevo di un possibile re, ma sarebbe stranissimo, perché è molto particolare che lo scheletro sia lasciato così all'esterno. Quindi potrebbe essere qualcosa di lugubre che noi ancora non sappiamo. Ci ricordiamo, se vi ricordate il mio video vecchio, che in realtà hanno detto che ci saranno dei pipistrelli che infesteranno una zona maledetta della mappa. Questo potrebbe essere il segno che ne fa parte. Dopo questa immagine, ragazzi, guardate un po', Prot, guardate che meraviglia, un altro salto, ragazzi, negli anni 30, incredibile, incredibile, una macchina che può praticamente essere tranquillamente paragonata a una delle prime Balilla che c'erano, addirittura a una delle prime Ford della fine 800, classica macchina a due marce con la capote, un po' quella di Stanlio e Olio, se le avete mai viste, lo stupido. Quindi, ragazzi, altra macchina di decoro che troveremo chissà dove, chissà in quale parte. Io, se fosse per me, la associerei, visto anche lo stato del vetro davanti, quindi macchina abbandonata, nella parte infestata.
e ragazzi, chiudiamo ragazzi la carrellata di immagini con, non so se ce l'ho, non so se l'ho messo, non l'ho messo, lo vedrete nel prossimo leak ragazzi. Beh, queste erano delle immagini relative come sempre alla season 5 pescate di prepotenza dai miei grandissimi data miner e anche ragazzi l'immagine originale del deserto che è apparsa ad un utente mentre scendeva. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, fatemi sapere i vostri commenti qui sotto ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi in tanti al canale e noi ci vediamo stasera in live. Ciao!